Paolo, a fine primo tempo forse speravate un po' nel copione dell'andata, cosa che non è successa. Cosa si può portare via dalla giornata di oggi? Ma oggi dobbiamo imparare dai nostri errori. Secondo me abbiamo fatto nel complesso una buona gara, abbiamo avuto le nostre occasioni, non siamo riusciti a concretizzarle, però i ragazzi hanno dato tutto e non possiamo dire niente. A volte le partite le decidono gli episodi e oggi un po' di disattenzione, un po' di sfortuna si è girata male. Però ripeto, i ragazzi diciamo di continuare a lavorare, seguire la nostra strada. Comunque abbiamo creato tanto anche oggi, ci dispiace per i risultati. All'inizio un po' di credito con la sfortuna per via di quei due pali traverse. Sì, secondo me siamo partiti molto bene. Se avevamo la fortuna di trovare un gol lì, la partita cambiava. Però io ho giocato a calcio una vita, abbiamo sempre fatto calcio, sappiamo che le partite a volte vanno così. Dobbiamo essere bravi a girare questo trend che in questo momento è negativo. Una partita da recuperare, siete lì sul filo tra zona playoff, zona playout? Ma in questo gironcino è un gironcino molto equilibrato, che ogni partita, se non sei sul pezzo, non sei attento, rischi di perderla. Quindi si giocherà tutto punto per punto. L'importante è cercare di stare tranquilli. I ragazzi devono continuare a lavorare come stanno facendo e con la massima tranquillità andarci a giocare partita per partita in ogni campo.